Ciao, in questo video condivido con te la terza strategia delle 10 che compongono il nostro coltellino svizzero in classe. L'obiettivo di oggi è dare direzioni e indicazioni di lavoro efficaci alla classe. Quante volte ci capita, ad esempio, di dare una semplice indicazione di lavoro del tipo prendete il libro a pagina 53 e apritelo alla lezione su Carlo Magno? Cosa succede però? Quando diamo un'informazione, un'indicazione di lavoro del genere, mettiamo prima in moto la classe, quindi prendete il libro e poi arrivano tutte le altre specifiche, a pagina 57 sulla lezione su Carlo Magno. In questo momento però, in questo modo però, il rischio qual è? Che appena diciamo prendete il libro, la classe scatti, perché tra l'altro hanno anche voglia di muoversi magari, quindi tutti cominciano a far brusio, a prendere libri negli zaini, eccetera, quindi si mettono in movimento e probabilmente perderanno di vista tutte le specifiche, pagina 57, Carlo Magno, eccetera. Quindi quello che ti invito a fare, da oggi in poi, di mettere alla prova, è di fare il contrario. Quindi potresti dire, c'è la lezione di Carlo Magno sul libro di storia, pagina 57, prendete il libro, d'accordo? Quindi prima dai le specifiche, prima dai, descrivi cosa va fatto e poi alla fine metti in moto la classe. In questo modo sarà per te molto più semplice riuscire a comunicare il messaggio e comunicarlo completamente senza doverlo poi ripetere. Qualche maestra, tra l'altro, aggiungo una piccola parentesi, ha condiviso con me anche la semplicissima, banale, ma efficacissima strategia di scrivere alla lavagna le indicazioni, la descrizione, quindi semplicemente pagina 57, Carlo Magno, prendete il libro. D'accordo? Quindi ti invito a far tesoro di questa strategia, di questa terza strategia, delle 10 che comporranno il nostro coltellino svizzero di pronto intervento in classe, e ti auguro un ottimo lavoro e ti invito a farmi sapere com'è andata, se ti andrà. Ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!